Eccoci qua, Maurizio Poli, buongiorno. Your solution, www.maurizio.poli.it. Così, una pausa caffè, mentre beviamo caffè. Io bevo caffè di cicoria, comunque. Così, la Grecia, siamo a giugno, tutti pensano alla Grecia, alla vacanza, costa poco. La Grecia, la crisi è finita. Dice, va bene, la crisi è finita. Peccato che riceverà l'ultima tranche. Così di aiuti per 15 miliardi. 15 miliardi. Però mi hanno detto, guarda, i 110 che ti abbiamo, 110 miliardi che ti abbiamo dato come prestiti ricevuti dal vecchio fondo salva stati, l'EFSF, questa sigla qui stranissima che ho riportato qui sotto nel post, ci dice che la Grecia dice deve andare avanti ancora per i prossimi anni a fare le riforme. Ne ha fatte 88 nelle ultime settimane. Vuol dire riforme, vuol dire pensioni più basse, la sanità è al collasso, il porto del Pireo è stato venduto ai cinesi e le varie società, tipo l'energetica, che per noi sarebbe l'Enel, è stata messa sul mercato come così tante, tante, tante imprese. La Grecia è la crisi è finita, ma per tutta la Grecia i riflessi ci saranno per i prossimi 2032. 2032 forse vedranno l'alba di finire di pagare o di dilazionare i debiti. Questa è la realtà dei fatti, queste sono le storie di economia che ci accadono intorno. Non c'è solo mare, sole in Grecia e buon cibo, eccetera. Come dicono loro, Italia e Grecia, una razza, una faccia, una stessa faccia. Speriamo che questa cosa si circoscriva solo alla Grecia. Quindi una buona giornata, date un'occhiata al nostro sito www.maurizio.poli.it e un mio numero di telefono per contattarmi 0372 2405 info chiocciola yournaturalmeno solution.it. Alla prossima!